In piazza San Francesco, che si è aperta la celebrazione del 2 giugno, festa della Repubblica organizzata dalla Prefettura di Pistoia. Cerimonia aperta dalla deposizione di una corona di alloro benedetta dal Vescovo Monsignor Fausto Tardelli davanti al Monumento ai Caduti. La celebrazione è poi proseguita subito dopo in piazza del Duomo, dove il prefetto Emilio Zarrilli ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica in una festa, come ha sottolineato lo stesso prefetto, che a Pistoia si è voluta tutta nel segno del tricolore. In questo periodo storico, secondo me, più che mai abbiamo bisogno di simboli. È il simbolo della bandiera intorno a cui ci uniamo tutti quanti oggi, credo che sia una bella cosa, e ho voluto rappresentare questa festa della Repubblica con tanto tricolore. Tricolore nella bandiera che scenderà dal campanile, tricolore nel vestito che vediamo alle nostre spalle, tricolore nei confetti e nei brigidini, tricolore nel gelato, tricolore in questa piazza bellissima. E allora, buona festa della Repubblica a tutti gli italiani e soprattutto a chi con noi vorrà partecipare e rendere onore al Paese Italia. Oggi siamo qui per celebrare un momento importante per noi tutti, ma soprattutto per i giovani e per il domani, a cui dobbiamo dare fiducia, concretezza e soprattutto il senso di quei valori fondanti della nostra Costituzione, che devono essere vissuti giorno per giorno nell'attività quotidiana che ognuno di noi mette in campo. In piazza il grande tricolore, srotolato dai vigili del fuoco sul campanile, è stata l'iniziativa più spettacolare della celebrazione del 2 giugno, nel corso della quale, come avviene tradizionalmente nell'occasione, sono state consegnate onorificenze e riconoscimenti ai cittadini del territorio. Riconoscimenti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana sono stati consegnati al luogotenente della Guardia di Finanza Rolando Piccirilli e al medico Pierfrancesco Parra. La medaglia mauriziana al merito è stata consegnata al primo luogotenente Antonio Sederino del 183° paracadutisti Nembo di Pistoia. Attestati di benemerenza rilasciati dall'Istituto del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare sono stati consegnati al primo maresciallo Massimiliano Magno, al luogotenente Alessio Bischeri. Sono stati poi insegniti della stella al merito del lavoro Andrea Baggiacchi, dipendente di Trenitalia, e Stefano Boni, dipendente della CISL. Medaglie d'onore conferite dal Presidente della Repubblica a deportati e internati nei lager nazisti nella Seconda Guerra Mondiale sono state assegnate alla memoria a Mario Listrani e Fabio Traversari. In piazza sono stati poi allestiti stand di tutte le forze di polizia, dell'esercito, delle associazioni di volontariato impegnate in servizio di protezione civile, con l'esposizione anche di divise e mezzi storici. Grazie poi alle associazioni di categoria sono stati allestiti banchetti per valorizzare i prodotti tipici del territorio pistoiese.